acceso? Sì. Una sintesi di quello che... 3 NRC in 1. Infatti. Velocissimi. Sono 3 NRC in 1, si parla di acqua, fresh water, perché poi ci sono gli NRC invece per le acque marino costiere, e quindi qua diciamo emission, water quantity e water quality. E il flusso dati, quindi, come ho detto prima, è relativo alle fresh water. Abbiamo questi, diciamo, 5 reporting, canali di reporting. Queste sono le guidance che si chiamano WISE 1, WISE 3, WISE 4 e WISE 5, che sono state revisionate nel 2015, e la WISE 2, la WISE 6 che si infilano in mezzo sono relative alle acque marine e stanno per uscire, mi sembra, adesso non mi ricordo esattamente se sono già uscite o sono di prossima pubblicazione. Queste, diciamo, WISE emission richiede informazioni, concentrazioni relative alle fonti di emissioni, pressioni puntuali e diffuse. Sono tutti, diciamo, flussi dati in cui vengono richiesti dati di valori di concentrazione per quanto riguarda quale pressioni. In water quality ci abbiamo per fiumi e laghi sia tutte le, diciamo, informazioni relative ai nutrienti e agli inquinanti organici, le sostanze pericolose, e alla biologia sia in fiumi sia nei fiumi che nei laghi, e vengono richiesti diciamo, i dati relativi agli elementi di qualità biologica, i dati relativi alle abbondanze, sì, adesso io non so esattamente i taxa e questi i termini tecnici, comunque le abbondanze di quello che si rileva nei campionamenti. Poi c'è water quantity che invece richiede dati di pluviometrici, dati di portata, dati di livello di falda e anche informazioni relative al bilancio idrologico. Questo sempre fa parte di WISE, Water Quality, WISE 4, anche le groundwater. E come l'ho già detto prima, l'ultima revisione del 2015, ogni anno c'è una data call annuale in cui vengono richieste, bisogna inviare le informazioni relative a questi 4 flussi. Ah, WISE 5 non l'ho nominato, è relativo ai dati spaziali, però solo per quelle, diciamo, stazioni di monitoraggio, corpi idrici che già non rientrano nel flusso dati, nel reporting direttiva quadro acque, quindi quelli che sono solo EUNET. Se sono già stati riportati con la direttiva quadro acque, con il reporting della direttiva quadro acque, non devono essere riportati anche con il SOE. Quindi sono 2 anni che non c'è una data call, cioè dell'anno scorso e quindi anche dei dati 2016, e perché l'Agenzia Europea è stato detto stamattina, ha diciamo, strutturato un po' il ReportNet, sia per l'upload che per tutti i controlli di qualità, la harvest, insomma un po' tutto, e poi anche per la pubblicazione nei water base. Quindi adesso la prossima call è a ottobre con i dati sia del 2016 che del 2017. E poi l'Agenzia Europea si sta anche, diciamo, organizzando per allineare questa WISE SOE Data Call con quelle previste dalle normative, diciamo, del reporting ufficiale previsto dalle normative del settore acque, come la direttiva quadro acque e il reporting WISE, per allineare, perché l'anno scorso abbiamo avuto la call dell'anno scorso è stata interrotta anche un po' per questo, perché c'era il reporting WFD e, diciamo, la mole di dati da trattare era immensa, e quindi hanno deciso di fermarsi. Il reporting è effettuato dall'SNPA e quindi dalle agenzie sul SINTAI. Noi abbiamo sul SINTAI una sezione apposita che è la sezione EUNET SOE, con le credenziali si può fare l'upload dei dati e l'accesso ai dati trasmessi, altrimenti, diciamo, senza credenziali è libero gli strumenti per il reporting, quindi ci sono le guidance, ci sono i formati Excel per il reporting.
Questa era solo la situazione di quanto è arrivato oggi per il 2016 e 2017. Noi abbiamo chiesto di inviare i dati entro il 30 giugno in modo che poi li possiamo, diciamo, sistemare nei nel formato, è già questo, però sistemare per fare l'invio all'Agenzia Europea. E come potete vedere, water quality è abbastanza corposo, emission molto poco, ma emission c'è da dire che è abbastanza recente come flusso, come richiesta di dati. E water quantity anche non è così corposo, ma diciamo lì abbiamo un po' di problemi che poi ho evidenziato dopo e poi vi dico, perché diciamo sono la richiesta dati è inviata a uffici diversi, sia alle ARPA che ai centri funzionali delle regioni, perché abbiamo sia i dati meteo delle precipitazioni che i dati delle portate, quindi non sempre il fatto di avere uffici diversi non sempre facilita la compilazione di questi formati del reporting, perché alcuni li ricevono, altri non li ricevono, insomma è un po'... Sono un po' faticoso. Le altre diciamo contributi che ci chiede l'Agenzia Europea sono la consultazione e revisione di report che loro pubblicano annualmente. Adesso è stato appena pubblicato proprio l'altro ieri il European Water Assessment of Status and Pressure del 2018 e ci è stato chiesto di consultare e revisionare il report, soprattutto le mappe, le tabelle e i grafici che erano stati elaborati attraverso un tool online che è stato disponibile da metà gennaio fino alla fine di febbraio. Qualcuno stamattina aveva parlato di queste consultazioni che sono anche un po' politiche, perché poi le valutazioni che fa l'Agenzia Europea di far vedere alcune cose, non far vederne altre, quindi comunque c'è un lavoro che non è solo andare a vedere se il dato che è stato messo dentro è il dato giusto, bisogna anche valutare se quello che vanno a rappresentare va bene, cioè c'è stata tutta una discussione l'anno scorso e 2 anni fa, questo era il draft finale e io mi sento di dire che già stato detto da più persone, anche dal direttore questa mattina, che secondo me in questi NRC forse è bene allargare non solo a persone ISPRA ma anche a persone dell'SNPA, delle agenzie, perché si potrebbe fare un lavoro un po' più diciamo decisivo, sì, anche perché poi spesso siamo noi di ISPRA, Water Quantity c'è una persona o due che però lavorano insieme, quindi alla fine se ne occupa uno e non l'altro, quindi ci si trova a lavorare forse un po' troppo da soli così, invece avere secondo me un po' come i gruppi di lavoro dell'SNPA, del Consiglio federale, che adesso sono diventati, non so come stanno evolvendo, però lavorare con le agenzie secondo me dà un valore aggiunto. E infatti poi alla fine la revisione di questo documento, cioè i contributi sono stati molto pochi, qualcosa da parte nostra, avevamo chiesto anche al Ministero che non ci ha mandato contributi, quindi insomma abbiamo diciamo contribuito così un po' poco forse. E poi vabbè c'è il Freshwater Workshop annuale tutti gli anni a Copenaghen a cui partecipiamo. Quindi le criticità sono un po' sul fatto che il reporting è facoltativo, il reporting SOE, e quindi i dati non sempre vengono trasmessi. Abbiamo visto in quella tabella di prima che per water quality sì, perché è un flusso che va avanti dal 2000, questa richiesta dati su water quality, mentre sugli altri due, essendo un po' più recente, c'è un po' più di... ci vuole un po' più di... c'è un po' più di... ci vuole un po' più di tempo per avviare questa attività. E quindi sì, non trasmessi da tutte le ARPA APA, non per tutte le tematiche. Gli uffici, quello che ho detto prima, uffici diversi che si occupano della stessa tematica, quindi non sempre arriva la richiesta all'ufficio giusto. Però è importante dare questi dati, perché adesso ad esempio nelle valutazioni dei piani di gestione del reporting della direttiva quadro acque, l'Agenzia Europea che fa diciamo qua in questa figura ho fatto vedere che i dati dei piani di gestione, sia del primo ciclo di gestione che del secondo, confluiscono tutti dentro il WISE SOE, dove già ci sono i dati SOE, e l'Agenzia Europea utilizza i dati anche per fare dei riscontri incrociati, quindi non avere dati da una parte magari può aiutare a avere da quell'altra. I dati SOE sono dati sui singoli corpi idrici di concentrazioni o di
singoli elementi di qualità biologica, i dati della direttiva quadro acque sono sullo stato di qualità, però che diciamo il fatto di non averli per il SOE, adesso c'è appena arrivata la valutazione dei piani di gestione, ci chiedono vabbè, ma come fate a fare valutazioni se poi non avete dati SOE? Cioè loro fanno dei riscontri incrociati, quindi dobbiamo fare in modo che questi flussi dati siano, cioè quello del reporting obbligatorio, andiamo in procedura di infrazione se non adempiamo, questi altri sono facoltativi, però bisognerebbe insomma far capire che sono importanti. Basta, finito. Solo una piccola annotazione, perché stamattina ho citato la famosa unità della DG Environment messa apposta per fare da ponte con sì. L'Agenzia Europea dell'Ambiente, e quando il soggetto deputato a fare questo è in particolare già che è endogeneo, I risultati si vedono. È facile capire come fare uno più uno e come mai poi vengono confrontati sia i dati di certo. Base di risorse per fare considerazioni da parte dell'uno e dell'altro. E dell'altro. Quindi è lui il referente di questo gruppo. E quindi... Dato che conosce bene la materia, conosce bene i meccanismi. Sì.